Antonio Trenta, segretario provinciale di Huila Taranto. Huila sostiene questa iniziativa di ad hoc appunto relativa alla guerra al caporalato, una battaglia durissima perché questo terribile fenomeno del caporalato purtroppo ha radici profonde e bisogna sradicarle con un'azione coesa, unita di tutte le forze sane. Sì, infatti noi soprattutto nella provincia di Taranto siamo molto attivi alla lotta al caporalato, abbiamo fatto anche tutta una serie di iniziative importanti proprio perché questa piaga deve essere sconfitta. Una delle questioni che abbiamo portato avanti importante è che vogliamo fare attraverso la rete del lavoro agricolo di qualità che è stata istituita presso l'INPS di Taranto e si chiama anche sezione territoriale proprio perché è appunto in provincia di Taranto, dei progetti che devono mirare a sconfiggere questa piaga. Una delle questioni importanti che bisogna tenere in conto è che bisogna in qualche modo sostituirsi a quello che il caporale stesso rende come servizio ai lavoratori. Una delle questioni è l'incontro domanda offerta di lavoro, tant'è vero che noi stiamo portando avanti dei progetti a Taranto per evitare che questa gestione dell'incontro domanda offerta di lavoro deve essere fatta da caporale, invece dobbiamo farlo attraverso la legalità. Pertanto, e questa è una questione. L'altra questione riguarda il trasporto appunto dei lavoratori agricoli. È stato finanziato un progetto in provincia di Taranto di circa 350.000 euro da parte della Regione Puglia, proprio perché bisogna incentivare il trasporto legale dei lavoratori. Queste risorse stanno andando anche alle aziende agricole che sono virtuose, quelle che si preoccupano appunto di mettere in campo un trasporto legale della manodopera, e noi come sindacato appunto non possiamo che sostenere tutte queste iniziative.